Amici di GeniSmart 88, iPad Smart Case, un nuovo accessorio per il iPad di seconda e terza generazione, mi è arrivato questa mattina. Ricordiamo che questo accessorio è uscito un paio di settimane fa. Allora, praticamente questa custodia ha la particolarità di prendere ovviamente spunto da quello che era il case uscito per iPad 2 con la modalità ovviamente magnete che permetteva la chiusura frontale del tablet a livello di protezione e ovviamente bloccava anche lo schermo, però ha la particolarità, come appunto si vede qui, che è rivestita anche nel retro. Andiamo ad aprirla dietro a una linguetta. Facciamo da parte la confezione, è grigio scura questa qui. Allora, dentro è rivestita di un tessuto davvero morbido, mentre la parte retro sembra proprio gommata. Questa qui è particolare perché porta una dedica che mi è stata regalata dalla mia fidanzata. Andiamo ad inserire l'iPad. Abbiamo sentito molte problematiche di questa custodia, infatti era un po' titubante prima di acquistarla, però giustamente io la devo provare. Andiamo ad inserire l'iPad. Come vedete l'inserimento è davvero semplice. Ed ecco qua, l'iPad adesso è in custodia. Andiamo a vedere un po' come funziona il magnete per far aprire e chiudere il display. Ecco qua, come vedete appunto il display si chiude e si apre. Una volta chiusa fa anche il rumorino dell'apertura e chiusura. Allora, andiamo a controllare subito se tutti i fori sono predisposti bene, perché come abbiamo visto su internet parecchie persone lamentavano dei fori che non andavano bene. Allora, questo qua è il volume down, volume up. A fianco, e invece qui abbiamo il lock screen e no lock, oppure ovviamente la verticale orizzontale dello schermo bloccato. Sulla parte superiore abbiamo i tasti, il tasto on e off, qui il microfono e qui il jack per le cuffie. Alla parte inferiore abbiamo l'ingresso per il caricatore. Niente, a me sembra che comunque come fori c'è fatta bene. Un altro problema evidenziato era quello lì, che era forse la custodia troppo larga. Allora, praticamente si nota appunto in questo lato qua che la custodia ovviamente fa un po' è un po' più larga del tablet, però non è proprio un vero e proprio difetto. Sicuramente sarà per via del fatto che comunque, ecco, la custodia per essere inserita necessita di uno spessore almeno minimo. Mi sembra pure logico. Però per il resto, come appunto vedete nei lati, io ho letto addirittura di peggio. Andiamo a metterlo in funzione scrittura. Vediamo un po'. Ecco qua. Posizioniamo meglio. Appunto, come vedete, messo in modalità scrittura. Adesso andiamo a metterlo invece come stand. E come vedete, appunto, senza chissà che grande forza, l'iPad rimane alzato. Beh, è un'ottima custodia. Il prezzo è di 49 euro. Ovviamente la si può acquistare su App Store oppure negli store Apple dedicati. Io l'ho preso dall'App Store, è arrivato in 2 giorni, appunto perché porta la personalizzazione nel retro. È davvero ben fatta, un'ottima custodia a mio avviso, era proprio quello lì che cercavo, perché giustamente, ecco, avendo la vecchia Smart Case che proteggeva solo il frontale, con questa qua sono più sicuro perché protegge anche il retro. Per Gianni Smart 88, a tutti gli amici, alla prossima.